www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone. Cari telespettatori, buonasera. Eccoci di nuovo insieme per un nuovo numero di la rubrica A Tu per Tu. Come sempre staremo sulla stretta attualità e il primo servizio in un certo senso ci riguarda, perché riguarda il mondo giornalistico. Una notizia lieta in testa. Il Mattino festeggia i 125 anni dalla fondazione. È quindi festa grande a Napoli fra tutti quanti i colleghi. Il giornale fu fondato da Scarfoglio e dalla grande scrittrice Matilde Serao. Ecco. Poi vi parleremo di un altro problema, sempre riguardando la stampa, e si tratta della crisi del quotidiano economico Il Sole 24 Ore. Si parla di truffa, il direttore è stato praticamente messo in aspettativa senza stipendio. I colleghi giornalisti hanno veramente, come dire, alzato la bandiera a difesa della propria indipendenza e della propria professionalità. E contemporaneamente c'è il lancio da parte del Corriere della Sera dell'inserto economico del lunedì. Ben 60 pagine dedicate all'economia. Il secondo servizio si riferisce alla tragedia che ha riguardato un clochard, un barbone che è stato ucciso, è stato arso vivo dal presunto rivale in amore. Questo è avvenuto a Palermo e noi vi sottoporremo questo caso analizzandolo da un angolo di visuale un po' diverso, perché il motivo di questo efferato delitto sarebbe la gelosia. E quindi uno psicoterapeuta, il dottor Michele Tedesco, illustrerà che cos'è questo drago dagli occhi verdi, che è la gelosia, così come la chiamava Shakespeare nell'Hotel. L'ultimo servizio è veramente un'anteprima nazionale. Lo sceneggiatore che ha lavorato insieme con Ermanno Olmi ci racconterà dell'imminente uscita del lavoro del grande regista dedicato al Cardinale Martini. C'è grande attesa nel mondo religioso, nel mondo della cultura per questa prova dell'autore dell'Albero degli Zoccoli. Il film rappresenta veramente uno spartiacque nella produzione di Ermanno Olmi, ma rappresenta anche uno spartiacque probabilmente nella storia della Chiesa. Via con il primo servizio.
E allora parliamo un po' di cose nostre, ma di cose estremamente importanti per il mondo economico, per il mondo culturale. Il giornalismo festeggia i 125 anni della nascita del Mattino di Napoli. Sapete tutti che il Mattino nasce per volontà di Edoardo Scarfoglio e della grande scrittrice Matilde Serao. È divenuto poi con il tempo l'organo del Mezzogiorno d'Italia e oggi è il più diffuso quotidiano del Meridione. Ovviamente la redazione è in festa. Auguri di Mattarella, anche il Papa si è fatto vivo con un messaggio. Il giornale di oggi è pieno di ricostruzioni storiche e anche di quelle che sono le testimonianze dei suoi direttori. Ecco, auguri da parte di tutti quanti noi al giornale che sfogliamo ogni mattina, per un fatto abitudinario in un certo senso, ma anche per tenerci informati su quelli che sono i problemi specifici del Sud. Ma noi vogliamo parlare adesso di un argomento sempre relativo al giornale, ma del mondo economico, perché questi giornali sono estremamente importante. E il giornale, purtroppo in crisi, è il Sole 24 ore. Dino Solgonà, che è il redattore economico al quale noi ci riferiamo perché ha lavorato per tanti anni in maniera veramente brillante al TG1, è, come dire, il nostro esperto ed è sempre informato. Allora, Dino, che cosa è successo al Sole 24 Ore? Il direttore è andato via. Sì, allora, tanto diciamo bisogna mettere a punto una cosa, c'è una grande crisi dell'editoria, la gente non legge o diciamo legge poco, i giovani si informano non più sui giornali ma sugli strumenti che noi abbiamo tecnologici e non si interessano neppure molto delle informazioni. Quando proprio in un momento come questo, in cui c'è instabilità, incertezza, crisi economica e il cittadino comune dovrebbe essere sempre più informato per poter, diciamo, difendere i propri interessi economici. Che cosa è successo al Sole? Il Sole, in un periodo proprio di crisi e dell'editoria, ha falsificato un bilancio. Infatti, in 10, compreso il direttore, si sono visti arrivare degli avvisi di garanzia da parte del pubblico ministero per false comunicazioni sociali. Che cosa vuol dire? Hanno fatto figurare nel bilancio come attivo i proventi della vendita di 100 milioni di copie sul web, Digitale. quindi di copie digitali, come tramite una serie di abbonamenti acquistati in maniera fittizia dalla The Source, una società con sede a Londra. Ma sarebbe stato falsificato anche il numero delle copie cartacee vendute, che venivano addirittura distrutte senza passare manco dall'edicola. Questo è il punto. Ma E la redazione... come se ne esce da una situazione di questo tipo? Allora, se ne esce già in parte, tanto se ne è uscita anche grazie alla capacità e alla bravura dei colleghi che sono stati loro a porre il problema alla procura e hanno denunciato la situazione. Se ne esce innanzitutto
ristrutturando, riorganizzando e ripatrimonializzando il giornale, perché il giornale l'ultima semestrale perdeva 49 milioni. Ora, per una ricapitolizzazione si parla di circa 100 milioni. Ma perché è importante il giornale economico? Perché questo è un giornale economico che serve non solo ai cittadini, ma a tutti i professionisti. La mattina il professionista si abbeverava alle notizie del Sole, ai commenti del Sole 24 Ore e alla sua, diciamo, capacità di stare lontano, di non essere di parte, che è importante l'informazione economica che non sia di parte, perché altrimenti confonde la gente e confonde anche l'economia e gli investimenti. Così se ne esce. Se ne esce anche con la difesa da parte dei giornalisti della loro autonomia, come hanno fatto i colleghi del Sole. Bene, senti, contemporaneamente il Corriere della Sera ha potenziato in una maniera veramente sorprendente le pagine economiche. Ieri è uscito, diciamo, il supplemento Economia con 60 pagine addirittura. E poi che cosa è successo? Allora, questa è un'operazione, dobbiamo dire, culturale anche. All'interno, infatti, c'è un articolo di una economista famosa, la Lucrezia Reichlin, che dice una cosa importantissima. Io credo che gli economisti debbono fare uno sforzo, un maggiore sforzo di comunicazione, ma c'è bisogno anche di migliorare la cultura economica di tutti. In Italia ce n'è poca per tradizione, svilupparla è essenziale per una cittadinanza consapevole. Tant'è vero che se voi vedete chi guarda questo nuovo, diciamo, settimanale economico, il settimanale non parla solo di economia, macroeconomia, finanza, ma parla anche di quello che è l'economia reale, le aziende. Infatti apre, diciamo, la pagina, un bellissimo articolo, intervista di Ferruccio De Bortoli, che è stato direttore del Corriere e che viene dalla redazione economica, io l'ho conosciuto come capo della redazione economica, su Del Vecchio, questo straordinario personaggio che nasce dal niente e ha creato una delle più grandi multinazionali e forse una delle poche che ha il nostro paese. Ecco come se ne esce, anche dalla crisi dell'editoria, cioè chiamando a leggere i lettori, perché anche il risparmiatore non può chiudere gli occhi di fronte al cambiamento che sta avvenendo in tutto il mondo, cominciando dagli Stati Uniti, questi elementi di protezionismo che potrebbero danneggiare direttamente il nostro paese, perché il nostro paese è un paese esportatore, perché la cultura economica farebbe sì che il risparmiatore non potrà essere più danneggiato da funzionari di banche che gli vendono le cosiddette obbligazioni subordinate. Ecco, questo è importante. E il Corriere della Sera è meritevole nel fare questa grandissima operazione di acculturazione. Grazie, grazie mille. www.canale58.com, la TV sul web. Notizie, video, rubriche, diretta streaming. Scarica l'app di Canale 58 per tablet, smartphone, iPhone.